Riapriamo temporaneamente degli spazi sottoutilizzati e vuoti della città, facendo vedere direttamente alla cittadinanza che se solo si desse la possibilità di riaprirli, questi spazi automaticamente si riaprono alla città e si riempiono di vita. Un grande evento che riaprirà due luoghi da tempo trascurati e sottoutilizzati di Bari che meritano di tornare a nuova vita, le arcate della stazione FAL e l'ex manifattura Tabacchi. Sono i contenitori scelti dal gruppo di lavoro di Pop-Up per ospitare la moltitudine di piccoli interventi di rivitalizzazione ideati per l'occasione. Ci sono il market eco design e vintage, il laboratorio frutta che impressiona, il live painting e i laboratori di riuso creativo. Il gruppo di lavoro di Pop-Up ha presentato il progetto alla stampa insieme con gli assessori comunali al commercio e alle politiche giovanili Rocco De Franchi e Fabio Losito, sabato scorso all'ex manifattura Tabacchi. Pop.arti sarà un momento di gioco, condivisione e riflessione utile per diffondere fra i cittadini la conoscenza della questione degli spazi dismessi, potenzialmente adatti ad accogliere le passioni, le esigenze e i desideri di chi ne vuole usufruire. Pop.arti è un'azione urbana che rientra nella piattaforma Pop-Up, progetto di ricerca vincitore del bando Smart Cities and Social Innovation nell'ambito dei PON Ricerca e Competitività 2007-2013 finanziato dal Ministero dell'Università e Ricerca. Pop-Up si prefigge l'analisi del patrimonio architettonico in stato di abbandono, dismissione e incuria per studiare metodologie e proposte di riattivazione con nuove forme di gestione e uso degli spazi finalizzati a progetti di cultura, valore sociale e innovazione.